Insomma, quanto conta questa esperienza in Rossazzurro, una piazza che ha fame di rivalsa e di rivincita? Ah, conta tanto, anche perché abbiamo fame di rivalsa e di rivincita anche noi, è una piazza importante e non si può non far bene qui. Senti, la squadra insomma, sta cercando di crescere con le direttive di banca, ancora l'organico è da completare, quello che vi aspetta comunque è un campionato molto difficile, soprattutto perché insomma, il gioco meridionale di Lega Pro di solito nasconde tante insidie e tante squadre che si propongono per la vittoria finale. Sì, è sicuramente dei tre gironi più difficili, però stiamo lavorando bene, come ho detto prima non so se continueranno a fare il mercato, però da quello che ho visto la squadra inizia a essere competitiva, poi il tempo ci vorrà un po' di tempo giustamente perché stiamo costruendo adesso, però il tempo ci farà tante soddisfazioni secondo me. Tutti in conferenza stampa avete detto di quanto sia importante l'amalgama che sta tenendo su con il gruppo guidato da Pancaro. Questa unità di intenti, questa amicizia anche all'interno dello spogliatoio, quanto potrà essere importante anche per raggiungere risultati? No, per quello che è il mio pensiero è fondamentale, non è importante. Viene prima dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, se non si è amalgamati come gruppo non si riesce a lavorare bene con serenità e quindi lavori male, di conseguenza non verranno i risultati. Al di là della fame della squadra c'è quella personale, perché sei venuto a giocare qui perché vuoi prenderti una maglia titolare di costa? Assolutamente sì, è il mio obiettivo. L'anno scorso ho giocato poco e non è facile stare in panchina a guardare partite, sì. È una sofferenza, quindi mi piacerebbe, ci riuscirò. Prenderò la maglia titolare. Tra l'altro nei meccanismi di banca probabilmente il tuo ruolo può essere congeniale anche dal punto di vista della spinta. Sì, l'ho detto prima, a me piace tanto spingere, mi capirà per quello che è stato il suo ruolo, siamo compatibili. Okay. Grazie a voi.